qui abbiamo raccolto con le 5 di ieri 99 impronte dei più grandi della fisarmonica a livello mondiale. Sono orgoglioso perché dopo 22 anni siamo riusciti a creare questo museo che verrà in futuro visitato da tutto il mondo, perché qui abbiamo impronte molto importanti di personaggi provenienti da tutti gli stati del mondo. E si è avverato il sogno della mia vita, che era il sogno anche di Gervasio Marcosignori e Bio Boccosi, perché è partita questa idea dal maestro Bio Boccosi di Ancona. Ci sono qua vicino a me, non a caso, i sindaci e vice sindaco e l'assessore cultura del comune Castelfidardo e comune Camerano, col quale abbiamo iniziato l'anno scorso, casualmente in occasione della cittadinanza onoraria di Castelfidardo data al nostro maestro Bottirino, a quale ho partecipato anch'io, eravamo in vacanza là, abbiamo preso l'opportunità di essere presenti, e per creare un gemellaggio culturale, come il vice sindaco di Camerano ha detto stamattina che c'è chi vuol costruire muri, noi invece i muri li abbattiamo. E li abbattiamo con la musica, con la cultura, col bel vivere. Castelfidardo non poteva mancare a questo evento importantissimo nella città di Recoaro Terme, questo raduno e questa inaugurazione del museo delle impronte dei grandi della fisarmonica. Per noi costituisce una stretta amicizia con una città che come noi ama profondamente la fisarmonica. Noi siamo presenti qua con un particolare strumento che vuole rappresentare una creazione, insomma, abbozzata con dei progetti appunto da Leonardo. Abbiamo lavorato molto molto su Leonardo, quindi conoscere Leonardo con i ragazzi, tutto cosa lui ha fatto, non ha fatto, cosa c'era prima di lui, cosa ha fatto lui e cosa abbiamo fatto noi. Leonardo ha fatto queste due cose, ha preso ciò che c'era e ha dato un'evoluzione. Noi siamo partiti dalla sua evoluzione e abbiamo invece interpretato. Mentre questi signori hanno filologicamente creato, quindi per una scuola media filologicamente creare, che è già tutto stato fatto, ce ne sono 9 nel mondo, non ha senso. Allora abbiamo messo Leonardo qui dentro. Thank you.
bellissima città, a onorare il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per questo evento veramente meraviglioso, in cui noi siamo onorati di partecipare come Comune di Camerano, che ha potuto anche partecipare e contribuire per la riuscita di questa manifestazione, dando disponibilità di alcuni pezzi veramente prestigiosi che potete osservare qui all'interno della manifestazione. Una città in cui noi crediamo fermamente, abbiamo potuto anche vedere la passione con cui l'amministrazione locale e le nostre amministrazioni di Camerano e Castelvidalbio, che sono riusciti ad ottenere questi risultati veramente incredibili, di mostrare queste bellezze che abbiamo in Italia, per cui noi siamo felici, anzi quasi quasi mi dispiace partire da questi eventi, e speriamo che queste situazioni si ripetano nel futuro. Oggi è un fine settimana importante per Recuaro Terme, perché oggi inauguriamo, dopo 22 anni, il famoso il Museo delle Impronte dei Grandi Fisarmonicisti, un museo unico al mondo che raccoglie le impronte di ormai quasi 100 tra i più grandi fisarmonicisti. È un progetto partito molto alla lontana grazie a un'idea innovativa a quel tempo del maestro, il nostro maestro Bettolini, assieme ad altri maestri, e che ha seguito un percorso e oggi lo stiamo per celebrare. Abbiamo inaugurato questa mattina il museo, la presenza di tanti amici, la presenza degli amici di Castelvidardo e Camerano, due città blasonate e ben note per questo strumento musicale, alle quali noi adesso ci stiamo umilmente avvicinando in modo da creare quel gemellaggio culturale che ci permetterà di entrare in questo Olimpo delle città della musica per questo particolare strumento che è la fisarmonica. È sicuramente un primo passo importante per un futuro rilancio che vedrà Recuaro Terme all'interno di un panorama, di un circuito culturale per la promozione di questo strumento importante che è parte delle nostre tradizioni. Thank you.
Thank you.